questo numero del Salus TG, dalla conferenza delle regioni un passo avanti per il rinnovo del contratto della sanità privata, dimostrata l'efficacia del trapianto di microbiota intestinale, preoccupa la carenza in Italia di un nuovo farmaco anti-Parkinson. Dalle regioni un passo avanti verso il rinnovo nel 2020 del contratto della sanità privata. In una lettera inviata dal presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini al ministro della salute Roberto Speranza e ai presidenti di AIOP e ARIS, la conferenza delle regioni manifesta la disponibilità di intervenire a partire dal 2020 per una positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità privata attraverso un aumento del budget delle prestazioni fino al 50% dei costi del rinnovo contrattuale che ciascuna regione avrà cura di verificare a livello territoriale. Il primo ok alla proposta di Bonaccini arriva dall'AIOP Lombardia. Nuove virtù dei batteri buoni che abitano nel nostro intestino. Uno studio italiano targato Fondazione Policlinico Gemelli dimostra l'efficacia del trapianto di microbiota intestinale da donatori sani contro un'infezione molto insidiosa, quella da Clostridium difficile, un super bug che può rivelarsi letale. Il trapianto aumenta la sopravvivenza dei pazienti e riduce giorni di degenza, ma anche il rischio di gravi complicanze nei mesi successivi. Dopo il caso Sinemet, preoccupa la carenza in Italia di un nuovo farmaco anti-Parkinson. Si tratta dell'Ongentis, nella formulazione in capsule rigide da 50 mg. Una situazione annunciata nelle scorse settimane dalle associazioni dei pazienti e attentamente monitorata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che qualche giorno fa ha annunciato il blocco temporaneo delle esportazioni di tutte le confezioni del medicinale per garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti a rispondere alle esigenze di cura di tutti i pazienti.